Illustrato dall'assessore Monia Monni, l'esito dell'avviso pubblico per realizzare impianti di smaltimento di rifiuti. 39 società hanno espresso parere positivo. Al termine approvate due risoluzioni della maggioranza. Una settimana di eventi per celebrare il Palio di Torrita di Siena, in programma il 29 maggio. Sabato 21 saranno estratte le contrade che vi parteciperanno e poi avanti con una serie di appuntamenti collaterali fino ad arrivare alla corsa. Giachi, la regione è al vostro fianco per sostenere e valorizzare queste manifestazioni. La Toscana è pronta a dare vita a una crociata contro le discariche, un punto di approdo che oggi assorbe il 34% dei rifiuti. Non a caso l'assessore Monia Monni, illustrando all'aula gli esiti della manifestazione di interesse all'avviso pubblico in materia, ha utilizzato uno slogan caro al Legambiente: rifiuti zero, impianti mille. L'obiettivo della giunta è diminuire il conferimento in discarica, ma come ha sottolineato Monni, per portarlo al 10% è necessario affiancare alla prevenzione e alla riduzione di produzione dei rifiuti impianti di riciclo e riuso. Oggi ho reso la terza comunicazione sul piano dei rifiuti. La scelta è stata quella di condividere passo per passo la redazione del piano con il Consiglio regionale, che ha la competenza di approvare il piano dei rifiuti, che diventa piano dell'economia circolare. Oggi abbiamo raccontato le 39 proposte che sono state avanzate nell'ambito dell'avviso pubblico. L'avviso è stato uno strumento che abbiamo ideato per capire quanto fosse profonda e estesa l'economia circolare sul territorio toscano. Abbiamo scelto di ribaltare la logica muscolare per cui la regione impone, sceglie il tipo di impianti e decide anche dove localizzarlo, e abbiamo chiesto a gestori e territori di avanzare delle proposte. Ne sono state avanzate appunto 39, e si va dall'impianto di recupero dei pannolini all'impianto che recupera metalli preziosi e terre rare dalle schede telefoniche, all'impianto che recupera la Poseidonia, agli impianti più interessanti come dimensioni che vanno a sostituire gli impianti di termovalorizzazione. Il progetto ha ricevuto il plauso di Vincenzo Ceccarelli e Stefano Scaramelli. Il primo ha lodato l'impegno dell'assessore a lavorare a stretto contatto con il Consiglio regionale, mentre l'altro si è augurato che presto non si parli più di piano di rifiuti, ma di un intervento sull'economia circolare. Gli aspetti positivi ce ne sono almeno due, nel metodo e anche nel merito. Nel metodo, perché siamo alla terza comunicazione dell'assessore in 8 mesi, a dimostrazione che vuole completamente investire il Consiglio durante tutto il percorso e quindi costruire assieme uno strumento che sarà fondamentale per tutta la Toscana e per tutti i toscani. Nel merito, la manifestazione di interesse che era stata pubblicata e al cui risultato avevamo richiesto una nuova comunicazione appunto dell'assessore ha dato un risultato molto importante, perché sono circa una quarantina le proposte impiantistiche che sono state fatte. Ora, queste proposte andranno valutate molto bene per quanto riguarda la tecnologia utilizzata, che noi abbiamo richiesto come consiglio essere una tecnologia affidabile e che prescinde tra l'altro dall'incenerimento. Dobbiamo far sì che questi impianti siano collocati un po' su tutto il territorio della Toscana. Telavia dà un giudizio molto positivo dell'operato della Giunta, dell'assessore Monni, perché in questo momento è un confronto trasparente che mette in campo le proposte di molte aziende, sono 17 quelle che si sono fatte vive con trasparenza, 39 i progetti. Noi chiedevamo trasparenza, un livello di condivisione delle progettualità che emergono in Toscana. Auspichiamo che il piano dell'economia circolare non sia più un piano di rifiuti, ma nel contempo diventi un piano industriale dell'energia toscana, un progetto che possa produrre innovazione, vantaggi per i cittadini toscani, vantaggi per le imprese, possa ridurre le tariffe, dove a livello regionale ci sia un'unica grande cabina di regia e dove la trasparenza, la partecipazione e il Consiglio regionale siano protagonisti delle scelte insieme alle comunità locali, insieme alle associazioni, insieme alle imprese. Un disegno nuovo di una Toscana che cambia, ma che nel contempo vuole essere green, ma che crea
occupazione e lavoro partendo da quello che ha in propria, al proprio interno, quindi i propri rifiuti che diventano a quel punto riutilizzati, non più un problema ma una risorsa. Di diverso avviso Marco Landi e Alessandro Capecchi. Il portavoce dell'opposizione ha fatto riferimento all'incapacità della giunta di decidere, mentre il consigliere si è soffermato sull'assenza degli esiti definitivi della gara, evidenziando l'alto numero di richieste e quindi la necessità di intervenire sui rifiuti. La comunicazione della giunta è esattamente quello che ci aspettavamo. La giunta non ha deciso. Dopo anni in cui si parla di rifare il piano dei rifiuti, si arriva a fare una manifestazione di interessi e quindi chiedere ai privati, perché ci si trova con l'acqua alla gola per risolvere un problema. Ma in realtà questo non è un buon procedimento. Non è un buon procedimento a nostro avviso, perché così come quando furono definiti gli ambiti territoriali e quindi le ATO, si tracciò le tre ATO sulla mappa della Toscana senza tener conto né della popolazione né dei rifiuti prodotti. E anche in questo caso, facendo questa manifestazione di interessi, cioè chiedendo ai privati se sono interessati a gestire degli impianti di rifiuti e dove, è chiaro che si viene meno a valutare correttamente che cosa serve in Toscana. E questo è esattamente il quadro di quello che emerge oggi da questa manifestazione di interessi. Avevamo già denunciato lo scorso febbraio che fare una discussione in assenza dell'esito del bando che si è chiuso il 31 marzo dopo due proroghe avrebbe avuto poco significato. Ci dissero che sbagliavamo, ma oggi l'assessore torna a darci il resoconto non troppo dettagliato di quel bando che ha visto la presentazione di ben 39 progetti, il che significa evidentemente che in Toscana c'è voglia ma soprattutto c'è bisogno di impianti, perché le tariffe stanno toccando livelli altissimi, i comparti produttivi sono in difficoltà, i cittadini non riescono più a star dietro agli aumenti della Tari. Purtroppo soprattutto chi ci rimette di più sono le nuove generazioni, perché continuiamo in Toscana a sotterrare ben il 34% dei rifiuti in discarica, perché questa sinistra non è stata in grado di dare alla regione, una delle regioni più importanti del mondo, un piano dei rifiuti degno di questo nome. E non c'è nemmeno oggi il termine, cioè il tempo entro il quale i nuovi impianti della cosiddetta economia circolare saranno pronti. Un aspetto sottolineato anche da Elisa Tozzi, che ha criticato l'esiguità delle informazioni date dall'assessore. Silvia Noferi, invece, ha centrato il problema sugli obiettivi del piano, ovvero l'eliminazione dei rifiuti, invece di una produzione minore. Questa è una comunicazione di sole 6 pagine dove sostanzialmente descrivono in maniera sintetica queste 39 proposte, questi 39 progetti che imprese private hanno, diciamo, manifestato di voler costruire in Regione Toscana. Siamo ancora lontani da una definizione completa di quello che sarà il futuro della gestione dei rifiuti nella nostra regione. Una gestione dei rifiuti che naturalmente sconta, e questo l'ha detto anche l'assessore chiaramente, un gap infrastrutturale che è frutto di mancate scelte di decenni e che oggi attraverso una procedura che è anomala si cerca di colmare. Ed è anomala perché? Perché anziché partire da un dato che è quello dei fabbisogni territoriali e quindi di capire esattamente all'interno dei singoli territori qual è la capacità e quindi la necessità di smaltire, oggi si parte da una logica diversa. Si chiede agli investitori sostanzialmente di risolvere il problema. Ecco, questo è un percorso che ad oggi è stato gestito sostanzialmente dalla Giunta. Oggi noi invece crediamo che questo confronto e questo approfondimento debba ritornare al Consiglio, debba ritornare oggetto di approfondimenti nelle commissioni consiliari, soprattutto perché è indispensabile un coinvolgimento dei territori. La valutazione del piano è negativa, perché è un piano che demanda ai privati le iniziative che dovrebbe prendere la Regione, soprattutto nell'idea di un riciclo e un riuso della materia, ma soprattutto si parte da una concezione ormai vecchia, che è quello che tratta i rifiuti a valle, quando a nostro avviso dovremmo pensare a produrre meno rifiuti. Fermo restando che di tutte le proposte arrivate la gran parte sono impianti di trattamento
fondati su concezioni che in pratica sono degli inceneritori mascherati. Mi riferisco ai gassificatori, pirolizzatori, che comunque hanno emissioni di sostanze nocive, e ricordo a tutti che l'Italia in questi giorni è stata multata dalla Corte di Giustizia Europea proprio per la cattiva qualità dell'aria. Al termine del dibattito, il Consiglio regionale, tra gli atti collegati posti al voto, ha approvato a maggioranza due proposte di risoluzione, una del PD e l'altra di Italia Viva. Respinte invece le quattro proposte della Lega, quella del gruppo misto Toscana Domani e l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia. Meglio tardi che mai, siamo già fuori stagione per il Palio dei Somari, ma Torrita di Siena è pronta ugualmente a celebrare la propria festa, da sabato 21 a domenica 29 maggio, quando si svolgerà la corsa. Anzi, considerata l'attesa per l'emergenza pandemica, c'è ancora più voglia di dare vita a una manifestazione arrivata alla 65esima edizione. L'iniziativa è stata presentata in Consiglio regionale, alla presenza della Presidente della Commissione Cultura, Cristina Giachi, che ha sottolineato la vicinanza delle istituzioni regionali e la legge ad hoc varata per sostenere e valorizzare questi eventi. Al suo fianco Yuri Cardini, presidente dell'associazione Sagra San Giuseppe, che ha delineato il programma. Uno degli appuntamenti clou è in calendario sabato 21, con l'estrazione delle contrade. Siamo alla 65esima edizione del Palio dei Somari di Turrita di Siena ed è un palio importante perché è una delle tradizioni di rievocazione storica più significative e da tanti anni nelle fila di coloro che lavorano a custodire le tradizioni storiche del nostro territorio. Nasce all'insegna della semplicità e raccoglie grande passione e grande attenzione da parte dei cittadini di Turrita. Devo dire che con la pandemia anche il Palio dei Somari ha avuto i suoi problemi, è stato rinviato e non si è tenuto, non si terrà neanche quest'anno nella sua data canonica, che è la prima domenica dopo la festa di San Giuseppe, il 19 marzo. Però siamo felici di poter recuperare questa festa, un po' di normalità, anche nella cura del nostro patrimonio immateriale di tradizioni, che costituisce tanta parte della nostra identità, ma anche del nostro lavoro di tutti i giorni nel campo della cultura più popolare. Il programma si svolge attraverso due fine settimana. Il programma ufficiale parte da questo sabato ci sarà le estrazioni delle contrade, dopodiché, quindi l'ordine di sfilata, dopodiché avremo un programma concentrato sull'aspetto culinario e degli spettacoli di intrattenimento. Poi durante la settimana ci saranno alcuni spettacoli e esibizioni interne paesane che tendono a valorizzare un po' il collante, il legame che c'è tra le contrade, e finiranno con il venerdì, dove ogni contrada si ritirerà nel proprio territorio per fare quella che noi definiamo la scena propiziatoria, ovvero il momento più alto di preparazione al palio. Il giorno dopo, il sabato, inizierà la prima delle grandi competizioni a cui Torrita tiene molto, ovvero la gara, sempre fra contrade, negli sbandieratori e dei tamburini. Si va al giorno dopo, che è la domenica. La domenica si partirà con l'esibizione di tutte le contrade nella sfilata storica, noi la chiamiamo corteo storico, che finirà alle ore 13 circa, per poi riprendere il pomeriggio, che invece è concentrato sul programma della corsa. Dalle 16 in poi si corre il palio. Le peculiarità del Palio dei Somari sono state evidenziate anche dal consigliere regionale Elena Rosignoli, mentre l'assessore all'associazionismo, Roberto Trabalzini, si è soffermato sull'importanza di questa festa per la comunità di Torrita. L'evento più importante della comunità di Torrita di Siena, che è nata nella semplicità proprio per evocare e privilegiare il lavoro del falegname che ha come protettore San Giuseppe. In condizioni di normalità la festa si svolge a marzo, in prossimità del 19 marzo appunto di San Giuseppe. Causa pandemia e restrizioni anche quest'anno viene fatta in un periodo diverso, ma quest'anno riusciamo a portarla avanti con tutte le manifestazioni che iniziano il 21 e terminano il 29 di maggio,
con due fine settimana ricchi di eventi, ricchi di rievocazioni e di spettacoli medievali e non solo, anche di sbandieratori e tamburini. È un evento che richiama molte persone, non solo nella comunità locale, ma anche da parte di tutta Italia, e assume un'importanza, anche una rilevanza per la regione toscana in termini di rievocazione qualitativamente parlando. Quella che stiamo presentando oggi è la 65esima edizione del Palio dei Somari di Torrita, una manifestazione nata nel 1966 dalla volontà di alcuni cittadini, tutti quanti fondamentalmente falegnami, che era il mestiere più comune nel nostro comune, quindi videro bene di dedicare questa festa a San Giuseppe, che era appunto il patrono dei falegnami. Tra l'altro in quel periodo storico San Giuseppe era una festa riconosciuta, e quindi nel giorno di San Giuseppe, il 19 di marzo, si poteva celebrare questa festa. La festa ha avuto un grandissimo successo, siamo arrivati appunto alla 65esima edizione. Abbiamo avuto purtroppo, come le altre manifestazioni, un anno di stop nel 2020, ma già nel 21 l'abbiamo corsa nel settembre, e anche quest'anno, causa pandemia, abbiamo optato per il maggio per evitare possibili complicanze nel mese di marzo. È una festa che coinvolge tutta la comunità, abbiamo 8 contrade che partecipano alla gara, ma soprattutto partecipano al corteo storico e all'organizzazione di tutti quegli eventi che sono a corollario di questa manifestazione, che comincia la settimana prima con le taverne e poi durante la settimana con eventi nella piazza principale, nelle singole contrade.